buongiorno a tutti. Oggi siamo qui per parlare del quartiere Sarriagio, un quartiere nato 10 anni fa sotto la giunta Loci. A tutt'oggi è ancora in stato di abbandono. È nato sotto la giunta Loci, ha proseguito con Baghino e a tutt'oggi con la giunta Corongiu non è stato ancora urbanizzato. Praticamente un quartiere in stato di abbandono, come vedrete nelle immagini che ora trasmettiamo. Via Sarriagio. Ci troviamo nel quartiere Sarriagio, quello che doveva essere un quartiere modello di Sant'Antioco, un fiore all'occhiello della nostra città. E invece è in completo stato di abbandono, un quartiere che dopo 10 anni non è stato ancora urbanizzato. Non ha strade asfaltate, le case non hanno l'acqua propria, ma hanno ancora l'acqua della ditta che ha costruito il quartiere. Questa è la campagna che costeggia il quartiere. Questi sono cavi elettrici completamente scoperti. Sicurezza nessuna per questa gente. Qui chiunque passa può tranciare un cavo, può morire. Strada non asfaltata. Qui mi raccontano i residenti che quando piove vivono in un pantano, non possono passare. Questa è una casa ancora in costruzione. Praticamente viviamo in un quartiere che è un cantiere aperto. Ancora ad oggi, dopo 10 anni e forse anche più di 10 anni, viviamo ancora in un quartiere all'aperto. Addirittura nelle strade, per impedire il passaggio delle macchine, sono state chiuse delle strade, chiuse con delle reti metalliche. Vedete, questa è una rete metallica che impedisce il passaggio delle autovetture. Un impedimento che costringe i residenti a fare tutto il giro del quartiere per poter accedere nelle loro abitazioni. Questi sono tubi, presumibilmente dell'acqua. Tutto ancora all'aperto. Queste sono le fogne, ma le fogne non sono ancora allacciate. Questo da quartiere modello vive un degrado urbano impressionante. Ma secondo voi questo è il modo di trattare i cittadini?